Ora vediamo quali sono le tecniche per elettrizzare o caricare gli oggetti, distinguendoli tra isolanti e conduttori, cioè metalli. Essenzialmente sono tre tecniche di caricamento o elettrizzazione dei corpi: strofinio, contatto, induzione elettrostatica. Lo strofinio funziona bene per i metalli, per gli isolanti, mentre invece il contatto e l'induzione elettrostatica funzionano bene per i metalli. Qui adesso vedremo come funziona il caricamento per strofinio e per contatto. Quello per induzione elettrostatica lo vedremo a parte più avanti. Cominciamo con lo strofinio, immaginando di prendere una bacchetta di vetro o di plastica e strofinarla con un panno di lana. Nello sfregamento tra il panno e il vetro, il panno sottrae elettroni al vetro, elettroni che si trovano sulla superficie della zona strofinata della bacchetta, quindi la zona strofinata, la superficie della bacchetta perde un certo numero di elettroni che vengono strappati via dal panno di lana. Quindi il panno di lana si carica negativamente, il vetro rimane carico positivo per difetto di elettroni, cioè avendo perso gli elettroni sulla sua superficie. Quindi il vetro si carica positivamente, al contrario invece altri materiali di tipo plastico si caricano negativamente perché mentre il vetro è meno elettronegativo del panno di lana, cioè i materiali plastici di solito sono più elettronegativi del panno di lana. Questo vuol dire che nello strofinamento, per sfregamento, accade che stavolta è la plastica che sottrae elettroni al panno. Quindi il panno resta carico positivo e la plastica si è strappata, ha portato via un po' di elettroni al panno, quindi la plastica si è caricata negativamente. Ecco che esistono quindi due segni di carica elettrica, proprio perché alcuni materiali come il vetro perdono elettroni, altri materiali come la plastica acquistano elettroni. Vedremo poi un piccolo esperimento con le bacchette elettrizzate strofinate, che dimostrerà appunto l'esistenza di due segni di carica. Attenzione a una cosa: questi sono materiali isolanti, vetro e plastica, e le cariche restano localizzate, laddove sono state prodotte, quindi sulla parte strofinata. Non possono andare in giro per l'intera bacchetta. Questo non può accadere perché, essendo materiali isolanti, al loro interno non ci sono gli elettroni di conduzione liberi, cioè non è presente quel gas di elettroni che poteva portare appunto l'elettricità. E questo gas di elettroni, come ricorderemo, non era presente perché gli elettroni non riuscivano a staccarsi dai loro atomi. Quindi ricordiamo che negli isolanti le cariche restano localizzate laddove sono state prodotte, non possono andare spontaneamente a spasso, diciamo, in giro all'interno dell'oggetto, in questo caso all'interno della bacchetta. Prima ho detto che la tecnica dello strofinio è efficace soltanto per gli isolanti, infatti se noi proviamo a strofinare con un panno di lana una bacchetta di metallo, vediamo che in pratica non si carica, molto difficilmente si caricherà. Certamente però se vogliamo avere qualche speranza di caricare una bacchetta di metallo, non possiamo tenerla con le mani come facciamo con una bacchetta di plastica, perché se riuscissimo anche a produrre una elettrizzazione sul metallo, queste cariche elettriche sfuggirebbero immediatamente attraverso la nostra mano, in quanto il metallo è un conduttore e quindi il gas di elettroni all'interno c'è, e quindi le cariche elettriche prodotte sulla superficie, grazie allo sfregamento, immediatamente si trasferirebbero alla nostra mano, che pure è conduttrice, e quindi non resterebbero più sulla bacchetta di metallo. Quindi se dobbiamo strofinare una bacchetta di metallo, dobbiamo tenerla con un manico isolante, oppure possiamo mettere dei guanti di gomma. Comunque, è quasi impossibile, molto difficile, caricare per strofinio una bacchetta di metallo. A volte i metalli si caricano anche per strofinio, come è per esempio il caso di una macchina, che cammina a grande velocità nell'aria. In questo caso l'aria sfrega sulla superficie di metallo della carrozzeria, come se fosse un panno appunto che strofina la carrozzeria della macchina. La macchina si carica elettrostaticamente per strofinio. E in questo caso noi prendiamo la scossa quando scendiamo dalla macchina, in quanto la macchina è anche isolata da terra grazie alle gomme. Sarebbe come tenere la bacchetta di metallo con un sostegno, un supporto isolante.
E una volta nelle macchine vecchie, per non prendersi la scossa, si metteva una specie di puntale di ferro che toccava ogni tanto toccava terra e quindi scaricava a terra le cariche elettriche che si erano accumulate sulla carrozzeria per colpa appunto dello strofinio con l'aria. In ogni caso, per poter caricare un metallo per strofinio è necessario che l'aria sia molto secca. Infatti vedremo poi meglio che l'aria umida fa perdere in brevissimo tempo l'elettrizzazione dei corpi. Ora vediamo rapidamente il caricamento, l'elettrizzazione per contatto, anche questa valida per i metalli. Qui abbiamo per esempio una pallina di metallo, una sferetta, naturalmente sul supporto isolante, altrimenti, come detto prima, la carica sfugge via dalla sferetta. Immaginiamo una carica di 20 nanocoulomb. Vedremo infatti che l'unità di misura della carica elettrica è il coulomb, ma è una unità di misura estremamente grande, quindi in laboratorio, quando noi veramente carichiamo un oggetto tipo una sfera di metallo, la carica che riusciamo a depositare sulla superficie di questa sfera è dell'ordine del nanocoulomb, cioè miliardesimi di coulomb. E la carica elettrica di solito si indica con la lettera Q. Quindi immaginiamo 20 nanocoulomb su questa sferetta di metallo. Innanzitutto va notato questo, che ho disegnato le cariche elettriche, vabbè, in questo caso le ho immaginate positive, avrei potuto anche immaginarle negative, ma le ho disegnate sulla superficie. Infatti questo si chiama effetto pelle, perché le cariche elettriche, potendosi muovere all'interno dei materiali di metallo, tenderanno a disporsi il più lontano possibile le une dalle altre perché si respingono, essendo cariche dello stesso segno, quindi non andranno nella zona interna dove stanno più vicine, ma andranno a disporsi il più lontane possibile tra loro, quindi sulla superficie esterna. Ecco perché effetto pelle, perché si dispongono sulla pelle del conduttore di metallo, sulla superficie esterna. Ora immaginiamo di toccare con questa sfera, sferetta di metallo, un'altra sfera, per esempio un po' più grande, la sfera B, e quindi vediamo il caricamento per contatto. Qui c'è un trasferimento di carica, i 20 nanocoulomb si conservano naturalmente se l'aria è secca, perché se l'aria è molto umida, come detto prima, in realtà si disperdono poi nell'aria. Però immaginiamo di fare questo esperimento nell'aria estremamente secca, o meglio ancora in un ambiente sottovuoto, dove l'aria non c'è, in modo che questi 20 nanocoulomb rimangano sulle due sfere anche dopo il contatto. Nel contatto una parte di carica passa dalla sfera A alla sfera B, non esattamente metà e metà, sarebbe metà e metà se le due sfere avessero le stesse dimensioni. Qui ho immaginato la sfera B un po' più grande e quindi più carica andrà sulla sfera B, per esempio 15 nanocoulomb, e soltanto 5 nanocoulomb resteranno sulla sfera A. L'effetto finale è stato quello di caricare un oggetto di metallo che era neutro, cioè la sfera B. Era neutra, adesso risulta carica, è stata caricata per contatto con la sfera A. E questo quindi è il caricamento per contatto. Nel caso di materiali isolanti, il caricamento per contatto non è efficace perché abbiamo visto che negli isolanti le cariche restano localizzate e non possono spostarsi. Quindi, toccando per esempio con una bacchetta di vetro, un'altra bacchetta, non so, di vetro, di plastica, quindi materiali isolanti, queste cariche non si trasferiscono. Invece con i metalli sì, perché nei metalli ci sono cariche libere e si trasferiscono da un corpo a un altro.